Primo cittadino, l'avvocato Franco Alfieri, deporrà una corona dinanzi al monumento ai caduti. Thank you.
Buongiorno a tutti e benvenuti a questa importante celebrazione. Prima di passare ai saluti istituzionali del nostro sindaco, vorrei introdurre questa importante data. 71 anni fa, la liberazione dall'occupazione nazifascista ha avuto luogo nel 1945. Ancora oggi una festa che consolida il senso di appartenenza. Una data che segna l'inizio di una nuova storia nazionale nel nostro paese. La storia del secondo Novecento, una data giustamente esaltata per dimenticare la guerra che aveva fortemente provato la popolazione, le sirene d'allarme, l'attesa dentro i rifugi, la morte, il terrore dei bombardamenti e poi la fame, il freddo, la carenza di medicine, tutti fattori unificanti. La fine del conflitto restituì un paese in ginocchio, ma compatto nel rifiuto della guerra. C'era voglia di pace e di democrazia ed è quindi doveroso ricordare e dedicare questa giornata a tutti coloro che hanno combattuto allora per restituirci la libertà e per l'importante svolta che segnò il nostro paese. La liberazione ha molte icone, fatte di visi provati e poi felici, immagini che si scolpiscono nella storia con foto, istantanee sbiadite che si ravvivano nel giorno mai così giustamente definito della memoria, una storia fatta di uomini singoli che hanno sacrificato tutto per tutti, raccogliendo l'orgoglio dalle macerie e firmando la più grande ripresa economica della storia e a cui forse qualcuno dovrebbe ispirarsi, il bene di tutti contro il bene del singolo. Fatta questa doverosa premessa, vorrei invitare qui il nostro sindaco per un saluto a tutti voi. Buongiorno a tutti. Così come avviene ogni anno, ma non come una liturgia, ma in una maniera sentita, avvertita, doverosa, celebriamo anche nella nostra città, così come avviene nel resto del paese, il 25 di aprile. Definita una festa, e d'altra parte il 25 aprile del 1945 c'era un'aria di festa in tutto il paese, perché si superava una vicenda drammatica non soltanto dell'Italia ma dell'Europa e del mondo, anche se l'Italia e l'Europa furono probabilmente i campi di battaglia in cui si ebbero i maggiori sacrifici umani e dove si consumarono tragedie anche per l'intera umanità che hanno lasciato il segno. Ma una festa non può cancellare quello che c'è stato prima di quel grande giorno, dove il popolo italiano e gran parte delle comunità nazionali europee si ribellarono e superarono quella grande tragedia voluta da qualche nazione europea. Anni di guerre, di morte, di fame, di disperazione. E come possiamo non ricordare che in quegli anni vi fu quel grande sacrificio umano che è definito Olocausto, Shoah, cioè la tragedia di 6 milioni di ebrei. E tutte queste cose non possono essere cancellate, non possiamo vivere questa giornata soltanto come un giorno in rosso sul calendario. Non ci possiamo consentire il lusso di celebrare questi giorni soltanto così con una forma tradizionale. Purtroppo credo che in Italia ci sono pochissimi ormai testimoni di quei giorni, ma noi abbiamo il grande compito, le istituzioni, ma anche l'ultimo dei cittadini, i giovani, hanno il dovere, l'obbligo di ricordare, di rivivere nel proprio animo quello che è stato il sacrificio umano di tantissima gente. E dobbiamo però avvertire che 71 anni fa, non parliamo di secoli fa, io sono una persona adulta, cioè 20 anni prima che io nascessi, questa era l'Europa, un campo di battaglia, campi di concentramento, morte, devastazione, distruzione, parliamo di 71 anni fa. Eppure è un ricordo quindi fresco, non è una qualche cosa che la storia o i secoli hanno potuto cancellare,
Ma diceva qualcuno importante, la storia non ha scolari. E quindi, ovviamente con le dovute differenze, con le dovute responsabilità, assistiamo nel 2016 in Europa, in questa Europa, nuovamente a tragedie umane. Abbiamo cancellato con un'altra grande festa nel 1989 un muro che è stata, insomma, la vergogna, definiamolo così, per la dignità umana, per la libertà. Oggi si ereggono nuovi muri. Abbiamo assistito a una tragedia di milioni di persone che sono morte, sono state poste nei campi di concentramento, con le dovute differenze. Ma si è assistito a volte, tranne che l'Italia con grande forza, ma anche nel nostro paese, abbiamo avuto indifferenza rispetto a milioni di persone e a centinaia di migliaia di persone e a decine di migliaia di morti che attraversano il Mediterraneo, disperati, che vanno via, fuggono dalla fame o dalla persecuzione religiosa, politica, dove non ci sono, insomma, libertà e dove non ci sono prospettive e speranze per i propri figli. Eppure è un'Europa che ha vissuto quelle tragedie e riesce ad essere a certi tratti e punti indifferente rispetto a queste cose. Un'Europa molto preoccupata delle questioni economiche, che però senza batter ciglio, stati moderni, democratici, chiudono le frontiere, vogliono riaprire, insomma, uno scenario che io credo almeno in Europa riteniamo, dovremmo ritenere ormai superato. Vedete, come dicevo prima, la storia non ha scolari, e se torniamo indietro, un nostro grande meridionale che è vissuto in un paesino vicino a Agropoli, a Vadolla, Giambattista Rico, diceva corsi e ricorsi storici. Perciò la storia non ha scolari, non ci insegna nulla. Anche paesi moderni, anche paesi dove c'è un livello di libertà, di democrazia elevatissima, basta un niente, basta un egoismo spinto per porre in essere anche da parte di stati, di democrazie, azioni e provvedimenti che ovviamente calpestano la dignità umana. Per dirvi come le libertà e le democrazie non sono mai un fatto definitivo, come è possibile, insomma, scivolare nuovamente in errori del passato, come è possibile riproporre tragedie che probabilmente non afferiscono la comunità italiana, ma noi siamo in un Mediterraneo dove a pochi chilometri c'è la fame, c'è la disperazione. Io dico, quando si prenderà coscienza che non è possibile nel 2016 che ci siano ancora 1.300 milioni di persone che vivono la fame e ci sono oltre 2 milioni che vivono nell'estrema povertà? È chiaro, oggi c'è un problema del Mediterraneo dove ci sono guerre civili, dove c'è un problema di guerra, ma ci vogliamo rendere conto che questo equilibrio mondiale non potrà reggere se non ci saranno azioni da parte di chi governa i processi nel mondo. Lo diciamo ad Agropoli, ovviamente noi non ci illudiamo, non possiamo cambiare nulla, ma noi abbiamo il dovere di dirlo, nel senso che non è possibile. Noi nel 2050 saremo 9 miliardi di persone sulla Terra, e questo è lo scenario. C'è uno scenario preoccupante, e non ci saranno muri che tengono se queste popolazioni che oggi vivono nella miseria estrema si muoveranno verso i paesi, quei pochi paesi che ancora oggi consumano e posseggono il 90% della ricchezza. Non è possibile che un fazzoletto di terra come l'Europa e l'America del Nord possano avere a disposizione la ricchezza e il benessere quando c'è tutto il resto del mondo che vive in una condizione disumana. Quindi noi ci dobbiamo preoccupare di queste cose. Il fenomeno che avviene oggi dalla Siria e dalle coste dell'Africa è un problema che potrebbe interessare gli interi continenti, e quindi io credo gli organismi mondiali si debbono porre il problema, anche guardando uno scenario che fra pochi anni saremo 2-3 miliardi di persone in più. Ovviamente non era questo l'argomento, ma per dire che cosa? Che si fa bene a sottolineare questi giorni, perché non sono soltanto ricordi, si fa bene a far
tesoro di questi momenti e di questa civiltà che abbiamo conquistato e che hanno conquistato soprattutto le persone che hanno perso la vita. Ci sono elenchi interminabili in tutti i comuni d'Italia di persone che hanno partecipato alle guerre, alla prima, alla seconda, e non ci dimentichiamo della resistenza, perché poi la resistenza è stata fondante rispetto al nostro paese. Dalla resistenza è emersa una passione civile, una responsabilità, una democrazia, valori e principi che sono stati poi portati in quel grande capolavoro che è la Costituzione. E noi abbiamo regalato ai giovani la Costituzione perché è un qualche cosa che bisogna, non dico conoscere a memoria, ma quantomeno capirne lo spirito, quali sono i valori e i principi rispetto ai quali ognuno di noi può o deve dare il suo contributo. E ovviamente una democrazia si regge con la partecipazione di tutti, la sicurezza è uno dei valori importanti, e quando parliamo di sicurezza nel nostro paese parliamo soprattutto delle forze dell'ordine, che io intendo qui ringraziare. Non saremo mai troppo grati a loro per il lavoro silente nell'ombra che ogni giorno svolgono per la sicurezza del nostro paese, quindi l'arma dei carabinieri, il comandante della compagnia e della stazione, la capitaneria di porto, la guardia di finanza, non so se ci sono la polizia locale, la forestale, anche coloro i quali hanno lasciato la divisa ma che un grande orgoglio la portano ancora, le associazioni della Guardia di Finanza, Carabinieri e la Croce Rossa. Vedete quante persone, quanti organismi partecipano a questa nostra democrazia. Ovviamente tutti i cittadini, perché ogni cittadino ha una responsabilità, ha diritti e ha doveri. E quindi io mi auguro davvero che questi giorni non passino soltanto, come ho detto prima, un'occasione per fare un ponte, per non andare a scuola, per farsi una vacanza. Questi sono i momenti in cui noi dovremmo essere scossi dal ricordo di quello che è accaduto e quello che è capitato. L'altro ieri, non 3 secoli fa, non 4 secoli fa, 71 anni fa, è quello che più mi spaventa. È lo scenario, è la disinvoltura con cui i paesi europei affrontano emergenze umanitarie con grande, insomma, egoismo e con grande crudeltà. E l'Europa non ha la forza di reagire perché probabilmente non ha più nel suo cuore, nella sua mente, il ricordo di quello che è stato 70, 75, 80 anni fa, dove c'erano città distrutte, dove c'è stato qualcuno che ha detto che il suo popolo era superiore agli altri, che si è consentito il lusso di chiudere in campi di concentramento e di passarli nei forni crematori. Ma guardate, a 71 anni di distanza, con le dovute differenze, ma non è grave pure che ci sia indifferenze, che ci siano persone, bambini, uomini, donne che nell'attraversare il mare si lasciano annegare nel Mediterraneo. Vedete come sono vicine le cose, come sono purtroppo drammatiche. Sono cose che noi non dovremmo mai consentire. È chiaro che il problema non si può affrontare con semplicità, ma credo che la responsabilità mondiale degli stati, degli organismi, dei governanti si debbono porre il problema di questa grande ingiustizia sociale e squilibrio di ricchezza che c'è nel mondo. Perché bisogna andare alle cause, non agli effetti, perché se noi azioniamo soltanto delle procedure per recuperarli a mare o per farli arrivare, noi credo che dovremmo agire sulle cause. Oggi ci siamo spostati e che abbiamo spostato l'obiettivo della discussione probabilmente sull'attualità, e però forse non abbiamo e non ho tracciato in maniera particolare quello che è stato il 25, ma io credo che questi giorni sono l'insegnamento per il presente e per il futuro. Perciò credo che bisogna aprire gli occhi, bisogna avere la consapevolezza che gli errori del passato non sono, possono nuovamente affacciarsi sullo scenario mondiale. Io ovviamente ho concluso, vi ringrazio per la partecipazione sempre così numerosa, ci auguriamo, ecco, che ci sia
nel nostro senso civico, nel nostro senso di responsabilità, un minimo di quei valori, di quei principi che ispirarono tante persone che 71 anni fa scesero in piazza e si liberarono di tante cose nefaste, cattive, tante cose negative, sapendo però, ecco, che a poca distanza da noi quelle cose ancora esistono, e quindi c'è tanto ancora da fare, c'è tanto ancora da scrivere, ma soprattutto la storia si può scrivere se si conosce il passato, se si è consapevoli di quello che è accaduto, se si è consapevoli degli errori e soprattutto di come a volte si è avuto una escalation da piccole cose, da egoismi, da situazioni economiche, si è passata a grandi drammi della storia. Io ho completato, ci rivedremo il 2 di giugno, un altro grande momento in cui sarà celebrata la Repubblica, la Costituzione, e sarà un'ulteriore occasione per incontrarci, per riflettere, per insomma prendere coscienza che ognuno di noi è chiamato a fare il proprio dovere nella propria comunità, nel proprio ambiente, nell'ambiente di lavoro, e soprattutto per chi è classe dirigente, per chi ha responsabilità, insomma il lavoro, l'impegno, la passione deve essere aumentata se possibile. Buona giornata a tutti. Un ringraziamento sentito al nostro sindaco, che come sempre ogni anno riesce sempre a regalarci delle bellissime parole con il suo carisma e riesce a catturare con la nostra attenzione. Lo ha ribadito poco fa proprio il nostro sindaco, non è una routine quella che noi ogni anno ci ritroviamo a svolgere, ma è una data importante. Noi tutti siamo qui proprio perché sentiamo l'orgoglio di questa giornata e l'orgoglio di essere soprattutto italiani. Io vorrei concludere con dei ringraziamenti che sono fondamentali, soprattutto a tutti voi che siete stati qui con noi a questa bellissima celebrazione, e grazie ancora al nostro sindaco, in particolar modo a tutti i presenti, ai carabinieri, ai finanzieri, alla capitaneria di porto, alle guardie forestali, ai vigili urbani, alla Croce Rossa e alla Croce Rossa Militare, all'Associazione Nazionale Carabinieri in Pensione, all'Associazione Nazionale Finanzieri in Pensione, ai combattenti e reduci, alla banda Città di Agropoli, a tutti coloro che fanno parte del Centro Polivalente di Agropoli per la fattiva collaborazione e presenza ad ogni manifestazione, a tutti gli assessori e i consiglieri comunali presenti, ma un grazie, lasciatemelo dire, in particolare va ad Ottavio Moretto, che nonostante sia in pensione continua a sostenere con la sua organizzazione queste manifestazioni. Grazie Ottavio. Grazie ancora a tutti voi e arrivederci al 2 giugno. Buona continuazione e buona festa della liberazione. Grazie.